Dunque facciamo un attimo un riepilogo della situazione. Allora, questa sera alle 23:59 dovrebbe finalmente, si spera, essere lanciato questo nuovo gioco Atlas dai creatori di Ark Survival Evolved. Si tratta di un multiplayer di pirati fantasy in prima e in terza persona. Atlas ospiterà fino a 40.000 giocatori che esploreranno lo stesso globo contemporaneamente. Una scala e una collaborazione senza precedenti, quindi bisognerà anche vedere come andrà a finire con questa situazione di tantissimi giocatori, come risponderanno i server. Il gioco non supporterà la lingua italiana, ma solo sarà in inglese o in cinese semplificato e dovrebbe uscire, come abbiamo già detto, domani 21 dicembre. In versione accesso anticipato, attenzione. L'ambizioso progetto mira a riscrivere le basi degli MMO multiplayer di massa. Chi ha giocato a lungo ad Ark sa di cosa è capace. Gli esploratori viaggeranno per oltre 700 zone terrestri uniche su 45.000 km quadrati, con migliaia di zone da scoprire e 10 regioni del mondo distinte, ognuna con le proprie risorse uniche, creature, segreti e rischi ambientali. Esiste un Atlas PvE separato per i giocatori che non desiderano giocare il PvP, quindi bisognerà scegliere se andare a giocare su un server PvE o un server PvP. Si potrà costruire poi la propria nave, capitanare un equipaggio composto da giocatori reali e membri gestiti dall'intelligenza artificiale. E come abbiamo già detto, questi membri artificiali bisognerà poi nutrirli e dargli forse anche dei soldi o quantomeno una parte del bottini. Comunque, le attese sono tantissime, però stiamo già riscontrando tantissime persone che si stanno lamentando sul fatto che ci sono stati tantissimi rinvii. Non ci resta che aspettare questa sera per avere finalmente, forse, l'inizio di questo gioco e quindi da domani inizieremo a capire che problemi, se ci sono dei problemi, com'è la situazione e com'è soprattutto il gioco e poi faremo delle recensioni molto più avanti. Comunque. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale perché stiamo cercando di raggiungere almeno 150 persone e mettete un mi piace a questo video. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!